Ciao a tutti! Allora, oggi video 100 domande challenge. Quindi non mi perdo in chiacchiere perché sennò già sono 100 domande e poi sennò questo video diventa un po' troppo lungo. Quindi, scusate intanto per il mio aspetto, ma in questi giorni non sto abbastanza bene, quindi sono un po' così e così. Come sapete, non mi trucco mai per andare al lavoro, infatti fra un po' devo andare al lavoro. Comunque, iniziamo il video, sennò poi diventa troppo lungo. Allora, prima domanda. Hai rotto qualcosa in casa? Sì, tante volte. Qui a casa nuova no, però a casa dei miei genitori, a casa del mio ragazzo sì. Hai mai fatto il bagno con le onde molto alte? Sì, sempre. A me il mare mosso piace tantissimo. Infatti, cioè, non so se si parla di, beh, presumo mare perché con le onde. Quindi sì. Sei mai caduto dalle scale? Sì, quando ero piccola ero sempre. Cadevo sempre dalle scale, sempre. Fissa. Sport preferito? Penso di non averlo perché ne ho fatti talmente tanti di sport che non comunque, penso di non averlo. Comunque, se vi può interessare e se vi fa piacere, posso registrare il video dove vi parlo appunto di tutti gli sport che ho fatto, della mia esperienza sportiva, insomma, diciamo, ecco. Se vi può interessare, fatemelo sapere con un commento sotto al video e poi ve lo registro. Comunque andiamo avanti. Piatto preferito? Beh, non ce n'è solo uno, ce ne sono diversi, però quello che mi piace di più in assoluto sono, vabbè, sono due. Teoricamente, perché non sono con lo stesso condimento, quindi però il ragù, insomma, sia le lasagne che la pasta, però in sostanza il ragù. Animale preferito? Beh, io non ho un animale preferito perché comunque a me gli animali piacciono tutti tantissimo, quindi per me non ho un animale ben preciso. Canzone preferita? Beh, se si parla del momento, quella di Baby K, però non mi ricordo l'altra cantante come si chiama, comunque voglio ballare con te. Fiaba preferita? Bella domanda. Penso Cenerentola, perché comunque quella che ho letto di più e guardato anche di più il cartone animato, quindi sì, Cenerentola. Crepi pasta preferita? Scusate la mia ignoranza, ma non so che cosa sia, quindi passo oltre. Hai mai pianto in pubblico? Sì, tante volte. Hai mai cantato, ballato, barra ballato in pubblico? Sì, tante volte. Sei fidanzata? Sì. Se sì, da quanto? A febbraio facciamo 3 anni. Se no, sei innamorato? Non rispondo a questa domanda perché sono innamorata. Sai giocare a calcio? No. E a basket? No. Anche se da piccola, quando ero all'elementare facevamo i tornei di calcetto, però non so giocare. E basket, no, non so giocare, però quando ero più piccola, insieme a mio cugino più piccolo di un anno di me, giocavamo a basket a casa, no, cioè dei nostri genitori. Però no, non so giocare, cioè giocavamo così tanto per, poi, però non so giocare. Il nome del tuo migliore amico non ce l'ho. E della tua migliore amica, Margherita.
Ti piace la matematica? Assolutamente no, era la materia che odiavo di più quando andavo a scuola, dalle elementari sia alle superiori. Stazione radio che ascolti di più? Radio DJ. Hai mai fatto uno spacchettamento? No, perché ancora non ho mai ordinato online, quindi no, però se volete... Quando farò un ordine lo spacchetterò con lui. Che classe fai? Beh, io la scuola l'ho finita già da un po'. Che lavoro fai o vorresti fare? Allora, vorresti fare? Non rispondo perché io già lavoro e lavoro alla McDonald's. Di che misura sono le tue scarpe? Beh, dipende perché ci sono quelle da 38, 38 e mezzo, a volte anche 39, però principalmente 38. Può capitare anche a volte prendo scarpe di 37, quelle di solito sono più le ballerine o le ciabatte Birkenstock, però in genere comunque il 38. E di che colore? Meglio di tutti i colori. Quindi ce l'ho rosa, ce l'ho bianche, ce l'ho nere, ce l'avevo verdi, avevo le sacone verdi, ora non ho più, che mi sono sciolte tutte, vabbè, comunque. Hai mai risposto ad altre 100 domande? No, penso di non averlo mai fatto. Il tuo sogno più recente? Praticamente non me lo ricordo. Non mi ricordo. Il tuo sogno più strano? Penso che sia quello dove io mi trovavo chiusa in una stanza al buio. Non so perché, comunque. Il tuo peggior incubo? Francamente, a parte non me lo ricordo, e poi anche se me lo ricordassi non ci voglio pensare, perché sicuramente non è bello, essendo un incubo. Scusate, il nome del tuo primo animale domestico? Il mio primo animale domestico è stato, se non sbaglio, Bernardo. Poi non so se... Da quando sono io e Bernardo, poi prima non so se i miei genitori avevano un altro animale, quindi non ne ho idea. E quello del tuo ultimo, Olivia. La più grande cazzata che hai fatto? Francamente ne ho combinate talmente tante, sia quando ero più piccola, insomma, che non me ne ricordo, quindi... Non mi ricordo qual è la più grande cazzata che ho fatto. Comunque ne ho fatti passare tanti ai miei genitori. Madonna, questa mosca. Quante volte hai fatto after? Tante, 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 tante volte. Con chi? Con le mie amiche. Ginnastica ritmica o artistica? Bella domanda, perché le ho fatte tutte e due? E francamente mi sono piaciute tutte e due, quindi non scegliere mi viene difficile. Calcio o calcetto? Nessuno dei due assolutamente. McDonald's o Burger King? McDonald's, per sempre, forever. La miglior frase che tu abbia mai sentito? Proprio non me la ricordo, non me la ricordo. Diresti la prima cosa che ti viene in mente? Beh, certo. Anche se so benissimo che poi comunque... Rispetto a quello che dici, ci sono delle conseguenze. Ovviamente, infatti, prima di parlare bisogna sempre pensare bene a quello che si dice. Gusto gelato preferito?
Cocco. Gusto di pizza preferito? Tonno e cipolle. Pioggia o neve? Allora, la pioggia mi piace quando batte sul tetto, quando sono a letto perché mi rilasso e dormo. La neve perché vado a sciare anche a me la neve. E io ho sempre sciato fin da piccola. E comunque scelgo la neve. Iolo, non so che cosa sia, quindi passiamo oltre. Hai mai dormito con un ragazzo o una ragazza? Con un ragazzo sì, beh, ci dormo tuttora con il mio ragazzo. Con una ragazza sì, tante volte, anche quando ero più piccola che andavo al mare appunto con una mia amica. E quando eravamo alle elementari andavamo al mare con mio babbo, io e lei si dormiva insieme. Hai mai comprato degli ambulanti? Assolutamente no. Che squadra tifi? Fiorentina, anche se non seguo il calcio, eh. Il primo videogioco a cui hai giocato? Tomb Raider alla PlayStation 1. Il primo canale YouTube a cui ti sei iscritto? Penso che sia quello di Deborah Folli, se non mi sbaglio. Sì, se non sbaglio è stata lei il primo canale YouTube. Il tuo canale preferito? Quello di Chiara Facchetti. Il primo soprannome che hai dato a un tuo amico? Allora, amico è stato Giabba, cioè, perché questo mio amico si chiama Lorenzo e tutti l'abbiamo sempre chiamato Giabba. Non so bene da cosa deriva, cioè, perché non gliel'ho proprio dato io, questo soprannome, io l'ho sempre chiamato così, poi non so bene perché. E ho una tua amica Maggie, diminutivo di Margherita, la mia migliore amica. Il primo soprannome che ti hanno dato? Totta, diminutivo di Carlotta. Mamma o papà? Questa è una domanda a cui non si può scegliere uno dei due. Nonno o nonna, anche questa non è una domanda a cui non si può scegliere. Amicizia o amore? Dipende, io non scelgo nessuna delle due perché comunque voglio bene sia al mio ragazzo che alle mie amiche. Quindi. Telefono o Skype? Telefono. Mare o montagna? A me piacciono tutte e due, quindi si può scegliere tutte e due. Banconota da 5 euro o 5 monetine da 1 euro? Banconota da 5 euro. Estate o inverno? A me piacciono tutti e due, quindi tutti e due, anche se la mia stagione preferita è questa, autunno. Però prendo tutte e due. Ti sei mai ubriacato? Sì, tante di quelle volte. Hai uno yacht? Uno yacht, scusatemi. Mi si incrociano già gli occhi. No, non ce l'ho, però mi piacerebbe. Credi nelle crisi pasta? Non so, ripeto, non so cosa siano, quindi vado avanti. Ti è piaciuta la Divina Commedia? Diciamola così. Hai mai fatto bungee jumping? Assolutamente no, e mai lo farò. Ti piace viaggiare di notte? Sì. E sotto la pioggia? No. Cosa fai quando ti annoi? Guardo la TV. Sei mai stato a Mirabilandia? Sì.
Niagara, sì. Raptor o Blue Tornado? Non ne conosco nessuno dei due. High Speed o Catoon? Catoon. Manga o anime? Nessuno, non conosco nessuno dei due. Pranzo o cena? Beh, basta mangiare, quindi tutti e due. Apple o Android? Apple. Hai mai mangiato cibi esotici? Penso di sì, non mi ricordo, magari forse quando ero più piccola, perché si viaggiava con i miei genitori, mio fratello. Però da quel che mi ricordo, non me lo ricordo francamente. Sei mai stato all'Expo? No, ma mi piacerebbe. Sei mai stato all'estero? Sì. Conosci Z89? No. Sai che mancano 20 domande? Sì, lo so. X Factor o The Voice? Io non guardo nessuno dei due, quindi, perché non mi piacciono, quindi nessuno dei due. Colorado o Zelig, tutti e due perché mi piacciono a morire. L'eredità o lezione a catena? Tutti e due. Carlo Conti o Gerry Scotti? Carlo Conti. Facebook o Twitter? Facebook. TV o YouTube? Tutte e due. Libro cartaceo o digitale? Cartaceo. Illuminanti. Confirmed, non so che cosa siano. Colazione o merenda? Colazione. Gelato o ghiacciolo? Gelato. Fumi? No, ho smesso. Hai mai bevuto superalcolici? Sì. Ti droghi? Assolutamente no. Diresti like al video? Sì. Milano o Roma? A Milano non ci sono mai stata, quindi non saprei scegliere. E a 7 Milano o Banco di Sardegna, Sassari? Presumo siano delle banche, però non ne ho idea. Banks o Mike Green, non so chi siano. Rap o rock? Indecisa. Fedez o Emiskilla? Vabbè, uno è mio marito, uno è mio amante, quindi tutti e due. Ti sei divertito a rispondere? Sì, tantissimo. Quindi il video è finito. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!